Oggi facciamo un po' di esercizi di numeri complessi. Allora, cominciamo con qualche semplice equazione, per esempio del primo ordine. Allora, cominciamo con un'equazione semplice. 1 più i per z uguale 2 più i. Okay. Allora, se vogliamo risolvere questa equazione, questa è la stessa struttura, equazione di primo grado, cioè vedete, se era sui reali era ax uguale b o ax meno b uguale a 0. Qua a è uguale a 1 più i e b è uguale a 2 più i e z è il numero 1. Siccome 1 più i è diverso da 0, si può dividere, quindi si deve fare z uguale 2 più i fratto 1 più i. Però non possiamo lasciare in questa forma, perché non è una forma conveniente. Allora, cosa facciamo? Moltiplichiamo sia il numeratore che il denominatore per 1 meno i. A questo punto sopra svolgiamo il prodotto, qua viene 2, i per meno i fa 1, quindi 2 più 1, poi c'è più i meno 2i. Sotto invece già sappiamo che viene 2, perché 1 più i per 1 meno i fa il modulo di 1 più i al quadrato. Oppure se preferite fate il prodotto, viene 1 più 1 che fa 2, poi c'è più i meno i che se ne va. Quindi, andando a semplificare, qua mi viene 3 meno i mezzi. Ovviamente possiamo andare a fare la verifica, cioè prendiamo 1 più i, lo moltiplichiamo per 3 più i mezzi, qua cosa mi viene? Mi viene 1 per 3 fa 3, i per i fa meno 1, più 3i più i diviso 2 e qua no, perché qua è 3 meno i mezzi, ho sbagliato a ricopiare, quindi qua viene 3 più 1 più 3i meno i, quindi viene 4 più 2i mezzi, semplificando viene 2. Ok? Non c'è nulla di complicato. Ok. Adesso vi faccio una cosa molto simile in un formato che in genere chiedo all'esame e sul quale una certa percentuale di voi casca. Allora, supponiamo di avere questo tipo di equazione. Z più i fra 2z meno i uguale 1 meno i. Questa non sembra, ma è un'equazione di primo grado. Ovviamente qui abbiamo un denominatore, quindi per andare a risolvere questa equazione dobbiamo togliere il denominatore. Per risolvere il denominatore, diciamo togliere il denominatore, bisognerebbe che i sia diverso, che z sia diverso da i mezzi, perché altrimenti 2z meno i è uguale a 0, non possiamo dividere per 0. Ma questo controllo non ci conviene imporlo a priori, ci conviene semplicemente andiamo a svolgere e poi eventualmente se viene i mezzi sappiamo che non può essere giusto. Ok? Diciamo, non me lo segno neanche, nel senso che io agisco nel presupposto che le soluzioni che vado andrò a trovare le andrò poi a controllare, le andrò a verificare nelle equazioni. Allora, come si fa? Per prima cosa sposto 2z meno i dall'altra parte, moltiplico per 1. Poi faccio la moltiplicazione. Quindi qua mi viene 2
2i per z, 2z meno 2iz. Poi c'è meno i meno, meno 1. E qua meno per meno fa più, però i per i fa meno 1. Tutto quanto è uguale a z più 1. Quindi porto tutto ciò che ha la z a destra, quindi a destra mi rimarrà z per 1 meno 2i. Cioè cosa ho fatto? Qua c'era z, l'ho tolta sia a sinistra che a destra, qua c'era 2 meno 2i, tolgo una z e rimane 1, z per 1 meno 2i. E a sinistra mi rimane i più 1, che questi ovviamente li porto a sinistra e cambiano a sinistra. Quindi viene 1 più 2i. Quindi siamo pervenuti a un'equazione esattamente dello stesso tipo di prima, z per 1 meno 2i uguale a 1. Ok? Poi ci ripeterò la cosa per dirvi, diciamo, per sottolineare dove probabilmente, diciamo, incontrate difficoltà. Continuiamo qua su, vediamo se riusciamo a finirlo su questa lavagna. Quindi z chi è? Z è uguale a 1 più 2i fratto 1 meno 2i. Ma se lo voglio scrivere meglio, cosa devo fare? È la stessa cosa che fate quando razionalizzate, quando razionalizzavate le soluzioni. È moltiplico sia il numeratore che il denominatore per 1 meno, per 1 più 2i. Quale motivo? Perché 1 più 2 è il coniugato del denominatore. Essendo il coniugato del denominatore, al denominatore verrà un numero reale. Quindi stavolta sotto viene 5 e sopra viene 1 per 1, 1, 2i per 2i meno 4, 1 meno 4 fa meno 3 e poi viene più 4. E 2i più 2i fa più 4. Va bene? Ma andiamo a verificare se la cosa funziona. Innanzitutto non è venuto i mezzi e quindi la soluzione dovrebbe essere giusta, diciamo, dovrebbe in ogni caso non annulla questo denominatore. Poi dobbiamo verificare se la soluzione è giusta. Andiamo a mettere questo al posto di z. Allora vedete che a sinistra ottengo meno 3 più 4i, quindi più i. Sotto viene il 2z, quindi meno 6 più 8i, quindi meno i. Adesso semplificando, cioè facendo la somma, sopra viene meno 3 più 9i, perché i quando lo porto sopra alla linea di frazione mi farà 5i, 5i più 4i fa 9i. Sotto invece mi viene meno 6, 8i meno 5i farà più 3i. Quale? Continuo qua sopra. Qua posso semplificare, è evidente che posso semplificare per meno 3, quindi sopra viene 1 meno 3i, divido per meno 3, e qua viene 2 meno i. Però fatemi scrivere la soluzione da questa parte così. Per poter fare questa divisione dobbiamo fare la solita cosa, cioè dobbiamo moltiplicare per 2 più i. Quindi qua mi viene 1 meno 3i che moltiplica 2 più i e sotto viene 5. Adesso però vado a fare la moltiplicazione, qua mi viene sopra, sotto è sempre 5, 2 più 3 che fa 5, che qua viene 2, poi c'è meno 3, poi i per i fa meno 1, quindi meno 3 per meno 1 fa più 3, e quindi 2 più 3 fa 5, poi c'è meno 6i più i fa meno 5i. Adesso fate la divisione per
che viene esattamente uguale a quello che doveva venire, cioè viene uguale a 1 meno i. Quindi anche abbiamo fatto, siamo partiti da questa equazione, l'abbiamo risolta, abbiamo trovato la soluzione, perché in questo caso c'è un'unica soluzione, un'equazione di primo grado, e l'abbiamo anche verificata, quindi non c'è possibilità di errore. Ora, il tutto, quante righe di... sì, ammetto di non essere particolarmente abbinato nello svolgimento degli esercizi, però quante righe mi è costato? Allora, se andate a vedere, questa è la risoluzione dell'equazione, poi l'ultimo pezzo era questa divisione, che l'avevo fatta qua sopra, poi l'ho cancellata e mi ha portato la soluzione, quindi una riga, due righe e mezza per risolvere l'equazione, più un altro rigo e mezzo, che è condotta. Quindi diciamo quattro righe per fare questo esercizio. Allora, perché se do questo esercizio, allora questo esercizio di che tipo è? È un esercizio di questo tipo qua, lambda z più z0 fratto mu, anzi facciamo più z1, mu z più z2 uguale, chiamiamolo nu, dove lambda mu nu z1 e z2 sono tutti numeri complessi. Quella che ho scritto io è un'equazione di questo tipo. Perché è un'equazione di primo grado? Perché quando togli il denominatore, qua c'hai una costante, moltiplichi la costante per questa roba qui, quindi viene un polinomio di primo grado in z di qua, un polinomio di primo grado in z di qua, poi porti tutta la roba con la z da una parte, tutto quello che sta senza z dall'altra parte, e fai esattamente quello che facevi con le equazioni con i numeri reali. È esattamente la stessa cosa. L'unica cosa che cambia è che quando arrivi qua e devi fare la divisione, fare la divisione si fa, prima si moltiplica per il coniugato o anche dopo, ma comunque devi in ogni caso moltiplicare per il coniugato per il coefficiente di 0, perché dividere per 1 meno 2i che significa? Significa moltiplicare per 1 più 2i e poi dividere per 5. Significa moltiplicare per il reciproco di 1 meno 2i è 1 più 2i, quindi. Chiaro? Quindi l'unica cosa che cambia è quella lì. Questo qua, se io lo faccio con le lettere, come si fa? Si fa lambda z più z1 uguale nu che moltiplica mu z più nu z2. Dopodiché, che faccio? Z per nu mu meno lambda è uguale a z1 meno nu z2. Allora, questo è un numero e questo è un altro. Non è importante che lo scriviate, io me lo sto ricavando al momento così, non è che c'è una formula da tenere a mente, dovete capire il procedimento. Dopodiché moltiplicate per il coniugato di questo, dividete ciò che faccio. Cioè, il procedimento è sempre lo stesso. Tolgo il denominatore, porto tutta la roba con la z da una parte, tutto quello che sta senza z dall'altra parte, e poi diciamo divido per il coefficiente davanti alla z. È chiaro? Una volta che avete capito il procedimento, prendete 10 equazioni di queste, ci mettete i numeri, ci mettete dei valori dei coefficienti, le fate. Quando ne avete fatta 1, 2, 3, 5, quando dopo non cominciate a vedere che andate a controllare la soluzione viene le ultime 5 volte, vuol dire che avete capito. Ok? Ovviamente però io alla fine dovrò controllare che mu z sia diverso da meno z2, quindi z deve essere diverso da meno z2 di z2. Per quale motivo? Altrimenti quando andrò a fare questa diciamo divisione mi verrà qualcosa di su 0.
potrebbe succedere che sia introdotta qualche soluzione spuria, perché potrebbe venire tipo 0 su 0, ma in quel caso, diciamo, se z, se quando andate a sostituire al denominatore qua viene 0, la soluzione non è. Ok, oh, il problema è, prendiamo adesso quella stessa equazione, perché qua vi dà fastidio? Io qua in realtà vi ho introdotto parecchie semplificazioni. Vedete, lambda vale 1. Io tra tutti i numeri complessi ho scelto proprio 1, quindi è un numero reale, quindi vuol dire che questo coefficiente è un po' più semplice di quello che dovrebbe essere. Mu vale 2, pure questo coefficiente è reale, quindi questo semplifica un po' i calcoli. Z1 e Z2 sono numeri immaginari puri, i e meno i. Anche questo semplifica un po' i calcoli, riduce la moltiplicazione da fare. L'unico che ha sia la parte reale che la parte immaginaria è quello che stava a destra, cioè mu. Quindi è una semplificazione, ma il procedimento sempre quello è. Soltanto che poi la semplificazione certe volte vi complica la vita. Allora, come in genere lo studente affronta... Allora, questo qui è una cosa che ho voluto sottolineare come punto di partenza. Per quale motivo? Perché se non sapete risolvere un'equazione di primo grado, è grave, e le equazioni di primo grado le sapevate risolvere su R, funziona allo stesso modo su C, è esattamente la stessa cosa, semplicemente l'unica cosa che cambia è la divisione, perché quando devi fare diviso 5 facevi per un quinto, ma anche quando devi fare diviso 1 meno 2i devi fare per 1 più 2i quinti, perché il reciproco di 1 meno 2i è 1 più 2i quinti, chiaro? Quindi non è, dal punto di vista concettuale non ci sta nessuna differenza, quindi non vedo quale sia il problema. Il problema è che siccome ad alcuni numeri complessi stanno antipatici, allora che fanno? Vi faccio vedere come fa la stessa, risolve la stessa equazione uno studente, un certo studente, non tutti gli studenti fanno così, però allora lo studente farà: poniamo z in forma algebrica a più i b. Allora andiamo a sostituire, quindi a più i che moltiplica b più 1. Sto sostituendo in questa equazione qua, a più i b più i fra 2a più i che moltiplica 2b meno 1. 2a più 2ib, se 2z, poi c'è meno i, quindi meno uguale 1 meno i. Anzi, io qua sto facendo lo studente pure bravo, perché ho fatto due passaggi insieme. Adesso che cosa fa? Porta dall'altra parte, effettivamente, quindi fa a più i che moltiplica b più 1 uguale 2a per 1, fa proprio la moltiplicazione, fa 2a meno 2a 2ia, poi fa più i che moltiplica 2b meno 1, poi i per i fa meno 1, quindi i per meno i fa 1, più 2b meno 1. Dopodiché cosa fa? Uguaglia parte reale e parte immaginaria. Allora qua c'è la A, fa A uguale da quest'altra parte, parte reale 2A più 2B meno 1. Poi fa parte immaginaria, allora il coefficiente della parte immaginaria a sinistra è B più 1. Affinché due numeri complessi siano uguali devono essere corrispondentemente uguali sia le parti reali che le parti immaginarie. Allora, questo deve essere uguale a meno 2a più 2b meno 1. Qua la parte immaginaria davanti a lei ci sta meno 2a più 2b meno 1. Adesso dobbiamo risolvere il sistema, quindi otteniamo a uguale 1 meno 2b, ho portato questa a destra e questo qui a sinistra e poi ho scambiato.
Poi abbiamo2a uguale b meno 2. Anche qua porto questo a sinistra, viene 2a, questo qua a destra, 2b meno b fa b meno 1 meno 1 fa meno 2. Adesso devo trovare a e b. Allora, cosa posso fare? Per esempio, moltiplico questa equazione per 2 e faccio la somma. Quindi ottengo 5a, cioè 2 per 2 fa 4, più 4a più a fa 5a, deve essere uguale a 1 meno 2b più 2b meno 4. Quindi 2b meno 2b se ne va, viene meno 5. Quindi meno 3, quindi dividendo viene a uguale meno 3 quinti. Poi vado a sostituire in una delle due, quindi viene per esempio b uguale 2a più 2 uguale meno 6 quinti più 2, che fa 2 fa 10, quindi meno 6 più 10 fa 4, fa 4. Poi mi ricordo che z è uguale a più b, e quindi scrivo z uguale meno 3 quinti più i volte 4 quinti, che è la stessa soluzione di prima. Meno 3 più 4 quinti. Notate però, anche lì ho abbreviato qualche cosa, ma qua ho abbreviato di più. Più volte ho fatto 2 o 3 passaggi insieme. Quindi, andandolo a scrivere in questo modo, allora io devo prima sostituire, poi moltiplicare, poi risolvere il sistema. Poi trovare prima l'A e poi l'A. Allora, e qua sono arrivato solo a trovare la soluzione, soluzione che poi va controllata così come avevamo fatto prima. Allora, se vi ricordate, prima per trovare la soluzione abbiamo fatto questo, questo e la divisione. Adesso abbiamo fatto questo, 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 questo e questo. È più lungo, no? Allora, essendo più lungo, aumentano le possibilità di fare errori. In particolare, voi dovete risolvere il sistema, quindi dovete eliminare una variabile da una delle due equazioni. In qualche modo vi confondete, mi fate la soluzione, magari non è giusta, io dico no, non è giusto, controllare, da controllare si fa tutto. Non è giusto. E già andiamo male perché la dovessi controllare tutto. E dopodiché quello si incatta, si invince, ripara e fa il sistema. Quindi tendenzialmente, cioè, qual è il motivo di rifiutarsi di operare direttamente con i numeri complessi? I numeri complessi sono un campo, le moltiplicazioni, le divisioni si possono fare tranquillamente. L'unico vantaggio che vedete qua è che a un certo punto sparisce la i, però c'è il sistema. Ma l'unico svantaggio della i, non c'era nessuno svantaggio della i, della presenza della i, l'unico svantaggio era quello di fare la divisione finale, ma una volta capito come si fa la divisione finale, cioè la moltiplicazione per il reciproco, vabbè, santo Dio, l'ha capito una volta, ma la capirai più sempre, no? Quindi, poi allenati, poi fate questo allenamento a casa, dopo un po' che vi siete allenati, fate la prova, risolvete 5 equazioni di questo tipo, i nomi ce li potete mettere tranquillamente voi. Con un metodo e 5 con un altro. Vedete quante volte fate bene in un modo, quante volte fate bene in un altro. Io per esperienza vi posso dire che all'esame quelli che fanno, diciamo, usano quel metodo là, 80 volte su 100 mi danno la risposta. Quelli che fanno questo metodo qua, 60 volte su 100 mi danno la risposta. Statisticamente, poi ci sta anche quello che mi sbaglia così e quell'altro che mi fa bene così, però effettivamente, diciamo, mi sembra, come metodo mi sembra conveniente. Ok? Bene.
Adesso una volta viste le equazioni di primo grado, andiamo a vedere prima qualche altra equazione che... allora per prima cosa distinguiamo tra equazioni algebriche come è fatta un'equazione algebrica? Un certo polinomio nella variabile z è uguale a 0. Questa si chiama equazione algebrica, polinomio uguale a 0. Si può sempre, alla fine in primo grado io ho fatto lambda z uguale mu, z uguale a mu su lambda, però posso anche scrivere lambda z meno mu uguale a 0, che poniamo di primo grado uguale a 0. Poi potrò trattare le equazioni di secondo grado, di polinomi. Esempio, che so io, 3 z quadro più z più 1 uguale. Questa è un'equazione algebrica di secondo grado. Un altro esempio. Quattro z alla quarta più uno più i per z meno i uguale. Anche questa è un'equazione algebrica. Semplicemente no, nessuno ha detto che i coefficienti del polinomio debbano essere per forza reali. Qua erano 3, 1, 1, qua sono 4, 1 più i e meno i. Chiaro? Quando stiamo in un campo, tutti i numeri di quel campo vanno bene. Allora, questa è un'equazione di grado 2, perché il polinomio è di grado 2, questa è un'equazione di grado 4. O, se siamo su C, le soluzioni ovviamente le andiamo a cercare in C. Ok. Fermiamoci un attimo, adesso... non pausa. Fermiamoci con le equazioni algebriche. Andiamo a vedere un esempio di un'equazione che non è algebrica. Andiamo a studiare questa semplicissima equazione. Z più z coniugato uguale 6. Perché non è un'equazione algebrica? Perché non è un polinomio in z. Z coniugato non si può esprimere perché non è una potenza. Allora, questo è il tipo di equazione che si deve risolvere col sistema. Allora io vado a scrivere z uguale a più b, z coniugato è uguale ad a meno b, e ottengo a più ib più a meno ib uguale 6, da cui, scusate, 2a uguale 6, quindi a uguale 3. Fino a qui lo studente medio lo fa benissimo. Dove una quota di studenti cade è nello scrivermi chi sono le soluzioni. Chi sono le soluzioni? Allora, chi è la soluzione e chi sono le soluzioni?
Ricordatevi che siamo in C e quindi ci sta pure B. E B? Io non ho capito, ci sta scritto qua da qualche parte che B è uguale a 0. E allora perché deve fare 0? Se su B non ci sono condizioni, qualsiasi numero. Quindi questa equazione chi ti dà come insieme di soluzioni? Tutta la retta verticale 3 più lambda 3 più ib. Andiamoci una volta. Sono tutte soluzioni. È chiaro? Sono tutte soluzioni. Infatti, allora uno dice, ah vabbè, ma B è uguale a 0 perché la soluzione è 3, perché se ci metto 3 più 3 fa 6. Ma se ci mettevi 3 più 2i, il coniugato era 3 meno 2i, e andava bene uguale come soluzione. Se ci mettevo 3 più 5i, andava bene uguale come soluzione. Quindi, se B sparisce, questo dovrebbe dar luogo a un sistema. Perché dovrebbe dar luogo a un sistema? Perché normalmente tu hai un'equazione sui complessi, allora uguagli la parte reale 2a uguale a 6, uguagli le parti reali, ma poi dovresti uguagliare anche le parti immaginarie. Ma in questo caso la parte immaginaria fa 0 di qua e 0 di là, cioè non c'è né di qua né di là. E allora la seconda equazione diventa un'identità e quindi non ce l'hai. Non avendola vuol dire che B rimane arbitrario, quindi B può essere un qualunque numero reale. È chiaro? Quindi la soluzione di questa equazione qui è una retta, più precisamente la retta 3 più IB. L'insieme delle soluzioni è uguale all'insieme di 3 più IB, tali che B appartiene a F. Questa è la scrittura corretta. Perché se io scrivo 3 più IB devo pure dire, vabbè, qua ho scritto B appartiene a F. Non tutte le equazioni sono algebriche. Va bene. Allora, ok. Vediamo un po'. Abbiamo 10 minuti. Allora, prima di proseguire, ritorniamo alle equazioni algebriche. Abbiamo trattato quelle di primo grado, andiamo a trattare quelle di secondo grado. Allora, come è fatta un'equazione di secondo grado? Allora, l'equazione di secondo grado la posso sempre scrivere così: A z quadro più bz più c uguale a 0, dove A, B, C e z, questi sono numeri fissati che stanno in C, e z lo vado cercando pure lui in C. Ok? L'ho scritta così per farla assomigliare a quella di secondo grado. Allora, per prima cosa, che si faceva? Per prima cosa noi sappiamo che A deve essere diverso da 0. Per quale motivo? Se A era 0, questa è una equazione di primo grado, no? Quindi, allora, la prima cosa che si può fare, si può dividere per A, quindi questa qua mi diventa z qua più b su a per z più c su a uguale a 0. Ok? È esattamente lo stesso procedimento che si fa con le equazioni di secondo grado.
Adesso noi prendiamo z più b su 2a al quadrato, lo andiamo a sviluppare e scopriamo che questo è uguale a z quadro più il doppio prodotto fa b su a per z, poi viene b quadro su 4a quadro, poi viene, cioè questo è uguale a questo, quindi possiamo scrivere che questo, che doveva essere uguale a 0, è anche uguale a z più b su 2a al quadrato più 4 a quadro, qua ci metto 4ac meno b. Perché? Allora, questo quando lo vado a sviluppare mi dà i primi due pezzi, sono uguali a questo, poi mi dà questo pezzo che non c'era e quindi lo devo togliere, e poi c'era questo pezzo qui, ma questo pezzo qui se lo voglio mettere col denominatore 4 a quadro devo moltiplicare il numeratore del 4a, quindi viene 4ac meno. Quindi la mia equazione diventa, la scrivo qua bella grossa, z più b su 2a al quadrato uguale b quadro meno 4ac fratto 4a quadro. È esattamente lo stesso, preciso, identico, intifico direbbe Capillero, ragionamento che si fa quando abbiamo l'equazione di secondo grado con numeri reali. Tu completi questo quadrato, porti dall'altra parte, cioè che questo quadrato deve essere uguale a un certo numero, questo è un numero che a B e C li conosciamo. Quindi adesso abbiamo il problema, diciamo così, di estrarre la radice quadrata. È chiaro? Allora, questo problema, perché l'unica cosa che cambia, che manca qui, è estrarre la radice quadrata, cioè trovare i numeri che elevati al quadrato ci danno questo. Allora, quando l'andavamo a fare sui numeri reali, se l'equazione era sui numeri reali, voi avevate, da una parte avevate la formula per l'equazione di secondo grado, cioè se l'equazione è ax quadro più bx più c uguale a 0, voi sapete che x uguale a meno b meno più radice di b quadro meno 4ac fratto 2a, ok? Che praticamente si faceva da questa, estraendo la radice quadrata, considerando che se la radice quadrata si può estrarre deve essere sia positiva che negativa, e poi prendendo questo e portandolo ad alto, quindi sembrerebbe simile, quindi anche qui potrei scrivere z uguale meno b e la formula sarebbe valida, però c'è da capire questo discorso della radice quadrata. Che significa radice quadrata? Allora, nel caso dei numeri reali, radice quadrata poteva significare tre cose diverse. Se il radicando, cioè il discriminante, era positivo, poteva significare, per esempio il radicando era 9, allora qua veniva più o meno 3. 9 ha due radici quadrate, una positiva e una negativa. Se invece il radicando era nullo, discriminante, allora diciamo che c'era un'unica soluzione doppia. Infine, se invece il radicando era, il discriminante era negativo, dicevamo che, per esempio, se voi prendete l'equazione x quadro più x più 1, qua b quadro meno 4ac è uguale a meno 3, no soluzioni x appartenente a R. In R non c'erano soluzioni. Quindi le radici quadrate nel caso reale o erano 2, o era una doppia, però diciamo che era doppia se il discriminante era 1, o non ce n'era mai. Qui invece, prima di tutto, questo numero potrebbe non essere reale, perché magari il discriminante fa 3 più 1,
cioè non il discriminante, questa frazione qua, fa 3 più i. Allora, che significa fare la radice quadrata di 3 più i? Significa trovare dei numeri che elevati al quadrato facciano 3 più i. Allora, noi cosa sappiamo? In realtà sappiamo che se c'è una certa radice quadrata, anche l'opposta va bene, perché se io prendo un numero, cioè 0 al quadro, è uguale a meno 0 al quadrato. Quindi se qua troverò una certa radice quadrata, rimane valido che anche l'opposta va bene. Quindi, per esempio, prendiamo il quadrato di 1 più 2i, fa 3 più 4i. Se io voglio fare la radice quadrata di 3 più 4i, una sarà 1 più 2i e un'altra sicuramente sarà meno 1 meno 2i. Perché il quadrato di meno 1 meno 2i, esempio, 1 più 2i al quadrato fa meno 3 più 4i, che è uguale a 1 meno 2, a meno 1 meno 2i. Quindi le radici quadrate di meno 3 più 4i sono sia questa che questa. Uno potrebbe dire, ma e se ce ne stanno altre? E la risposta è che non ce ne stanno. Per quale motivo? C'è un teorema, si chiama teorema fondamentale dell'algebra, che dice che ognuno di queste equazioni algebriche ha sempre almeno una soluzione. La soluzione ci sta sempre, almeno una. Però quando c'è la soluzione, che succede? Che tu puoi applicare il teorema di Ruffini, così come facevi con i e diciamo, se la soluzione è 0 uguale 0 a 0, puoi dividere per 0 meno 0 a 0 e ottenere un polinomio di grado 1 inferiore. Facciamo un esempio. Prendiamo un'equazione di secondo grado. Prendiamo 3 per z più i per z meno 1. Ok? Quando andiamo a fare la moltiplicazione, qua viene 3z al quadro, poi viene 3z anzi facciamo meno 3 per 1 meno i per z meno 3. Allora l'equazione, tutta questa roba qui deve fare allora, meno 3z meno 3z ci sta, più 3z più 3z. Allora, io questa equazione l'ho ottenuta moltiplicando 3, questo polinomio di primo grado e questo polinomio di primo grado. Ho ottenuto questo polinomio. Allora, mettiamo che questo io non ve lo facevo vedere. Allora, partiamo da questa qua. Allora, io cosa faccio? Vado a sostituire la soluzione z uguale a 1. Vado a sostituire qua dentro. Mi viene 3, 1 al quadrato fa 1, poi viene meno 3 per 1 meno i. Per 1, vabbè, per 1 non lo so, meno 3i. La vedete? 3 meno 3 più 3i meno 3i, effettivamente se ne va. Quindi questo mi dice che z uguale 1 è soluzione. Allora io qua, cosa faccio? Prendo 3z qua, poi ci metto meno 3 per 1 meno i z, poi ci metto meno 3i e divido per Ruffini per z meno 1. Come si fa la divisione di Ruffini? 3z quadro fratto z fa 3z. Allora 3z per z fa meno 3z quadro, cioè cambiare disegno, e lo scrivo qua. Poi qua devo fare questo, per questo viene meno 3z cambiato disegno fa più 3z. Adesso faccio la somma, questo se ne va, meno 3z su 3z se ne va, qua mi rimane più 3i z. Adesso devo prendere questo resto qui,
e dividerlo di nuovo per 0. 3z fratto z fa più 3i. 3i per z fa meno 3z. Meno 3i per meno 1 fa meno 3i. Cambiato di segno fa più 3i. Quando vado a fare la somma, vedete, questo più questo, questo più questo, fa 0. Non c'è il resto, il che vuol dire che è una divisione esatta. E lo sapevo perché voi sapete che se z uguale a 1 è soluzione, questo polinomio deve essere divisibile per z meno 1. Quindi sto facendo, già, Ruffini mi consente di fare il procedimento inverso. Una volta che hai trovato una soluzione in qualche modo, tu scrivi z meno 1 in evidenza, poi ti rimane questo. Questo poi eventualmente puoi ancora mettere il 3 in evidenza, quindi viene 3 per z più 1 per z più 1. Ok? Ma quindi quante sono le soluzioni di un'equazione algebrica? Allora, se l'equazione algebrica è di grado n, cioè è fatta con un polinomio di grado, per esempio, 7, le soluzioni sono 7. Esattamente 7, perché? Allora, ogni volta che ne trovi una, abbassi di un grado. Mo, per esempio, quando io lo scrivo così il polinomio, uguale a 0, in un campo vale la legge di annullamento del prodotto, o si annulla questo, o si annulla questo. Ok? Allora, se si annulla questo è la soluzione di prima, se si annulla questo è un'altra soluzione, e quindi le soluzioni sono due. Se il polinomio è di grado 7, una volta che hai tolto il primo fattore, c'è una soluzione. Se no, si deve annullare l'altro fattore, ma l'altro fattore è un polinomio di grado 6. Per induzione quello là ti porterà 6 soluzioni, 6 più 1 fa 7. Attenzione però, cosa può succedere in questo discorso? Che se qui per esempio io avevo z più i al quadrato, la soluzione meno i invece di una volta poteva venire due volte. Cioè, può capitare che la soluzione, le varie soluzioni, quando vado a fare i fattori, due fattori siano uguali, due o più fattori siano uguali, e quindi può capitare che una stessa soluzione compaia più volte. Allora si dice che le soluzioni vanno contate con una propria molteplicità. Se io prendo l'equazione, finisco solo questo e poi facciamo qua. Se io prendo l'equazione z meno i al quadrato uguale 0, le soluzioni sono z1 uguale i, z2 uguale i. Qua invece le soluzioni erano z1 uguale meno i, z2 uguale i. Vabbè, l'ordine lo potete cambiare, perché dipende quale soluzione avete trovato prima. Qui invece le soluzioni, allora qua dice ma la soluzione è una, no, sono due. Perché si dice sono due? Perché il fattore nel polinomio compare due volte, quindi si dice che quella soluzione z1 e z2 uguale a i viene, deve essere contata due volte. Perché? Perché nel polinomio, nella fattorizzazione del polinomio ci compare due volte. Quindi quante sono le equazioni di un'equazione algebrica in C? Sono esattamente n, cioè pari al grado del polinomio, a patto che le soluzioni stesse siano contate con la loro molteplicità. Allora, perché questo non succedeva in R? Per esempio, già le equazioni di secondo grado in R, le soluzioni sono due e va bene. Oppure una coincidente, diciamo una doppia, e va pure bene perché è quella contata con molteplicità doppia. Però potevano anche essere 0. Perché 0? Perché l'equazione, per esempio, x quadro più 1 in R non ha soluzioni, perché la somma di due quadrati di un quadrato più 1 in R non può fare mai 0. Ma perché non ha soluzioni? Semplicemente perché le soluzioni non ci stavano in R, stavano in C. Invece C si dice che è algebricamente chiuso, cioè ogni volta che hai un'equazione algebrica uguale a 0, almeno una soluzione deve stare in C. Ma se almeno una soluzione sta in C, tutte le soluzioni stanno in C, e quante sono? Per il teorema di Ruffini sono esattamente pari al grado del polinomio. Se il polinomio è di grado 5, le soluzioni saranno 5. Se il polinomio è di grado 7, le soluzioni saranno 7. Se il polinomio è di grado 3, le soluzioni saranno 3. È chiaro? A patto che vengano contate ciascuna con la loro molteplicità, cioè non possiamo impedire a due soluzioni di essere uguali. Però se il polinomio è di grado 3, le soluzioni saranno 3. È chiaro fino a qui? Bene, adesso ci riposiamo 10 minuti e poi riprendiamo con l'equazione di grado 2.